Sandri Rally appena concluso, quali le emozioni e le sensazioni a caldo? Ma senz'altro una gara articolata, abbiamo avuto di tutto, dal buio alla pioggia, e quindi è stata abbastanza divertente e non ci siamo annoiati per niente. Le strade erano in buone condizioni, il trasferimento un po' meno, però ci siamo divertiti. E a chi ha vissuto il rally dall'altro lato della vettura chiedo quali sono state magari le prove più impegnative e magari qual è stata anche quella invece che vi ha dato più soddisfazione. Ma io direi che è sempre la prima, la gioiosa, perché il primo passaggio abbiamo avuto non pochi problemi, è per il buio che ovviamente non siamo abituati fino in fondo, poi qualche altra piccola problematica, e invece il secondo passaggio ci siamo divertiti veramente bene e quindi tutto sommato penso che sia sempre questa prova che ci ha dato gioia e dolori. Gioia e dolori, quindi una prova che vi ha dato la doppia emozione, quella positiva e quella negativa. Diciamo che però volendola vedere tutta positiva, comunque anche gli inghippi, diciamo, i problemi non fanno altro che rendere poi più piacevole il fatto di essere qui all'arrivo. Assolutamente sì, perché diciamo prove articolate, selettive, e quindi essere qua con voi, essere qui in premiazione è una cosa veramente soddisfacente. Accogliamo i vincitori di secondo raggruppamento Porsche 911 RS per la classe oltre 2000, equipaggio della Highland Motorsport, Giovanni Spinnato, Fabio Mellina, vincitori del secondo raggruppamento del nono Tindari Rally per la classifica di campionato siciliano Rally Auto Storiche. Eccoli entrambi, scendono lentamente dalla macchina perché bisogna assaporare il momento, non diciamo perché siete stanchi, perché bisogna assaporare. Sono stato bravo, no? Ho camuffato tutto. E allora, innanzitutto complimenti, perché vi abbiamo anche seguito attraverso le immagini che i nostri colleghi di Asca, i nostri colleghi di Sicilia Rally hanno mandato in diretta, e siete stati funambolici perché vi abbiamo visto con dei bellissimi traversi. Del resto, con una macchina così bella non poteva essere diversamente. Beh, il divertimento è la prima cosa, quindi ce la siamo voluti a pieno, le strade, la macchina, l'equipaggio, è stato veramente veramente divertente. Una vittoria quindi conquistata attraverso entusiasmo, attraverso anche del divertimento, che è una cosa importantissima. È la prima cosa, non siamo professionisti, quindi se non ci divertiamo che piacere c'è. Esattamente, esattamente. Preparatevi pure a salire sul podio, un momento, perché dobbiamo accogliere i terzi classificati, e loro lo hanno fatto con una Lancia Fulvia HF, sono un equipaggio dell'Highland Motorsport anche loro, Vincenzo Lopresti e Giuseppe Lusco. Questi equipaggi vincono anche la classe internazionale. Secondo raggruppamento, momento degli applausi, momento del brindisi per il podio del secondo raggruppamento. Giacomo! Giacomo!